Ragazzi, ora è fatta per Team Top Miners alla Juventus, ok? Perché questo è l'ultimo rinforzo, perché Giuntoli non muore e quindi rinvia alle trattative insieme con l'Atalanta, ok? Che noi offriamo questi 50 milioni, però loro pensano a 40 milioni, ok? E quindi noi possiamo fare solo l'ingaggio a titolo definitivo a 40, ma per loro devono abbassare un po' il prezzo da 40 a 29 milioni, ok? Più 5 di bonus che valgono così a una doppia cifra intorno ai 35 milioni, ok? Quindi ci vogliono solo questi nuovi innesti per comprare a Team Top Miners è tutto, però bisogna fare mercato adesso, ok? Perché mo la Juve fa sul serio, quindi Thuram sta firmando fino al 2029, visto che alla Juve, e speriamo che tutto si risolva a tempo breve, ok? Perché è così. E è il tempo di guardare nel presente e al futuro dei giovani e poi guardiamo anche sull'attacco per comprare un Mitch Marowicz e un Mitch di Sule, ok? Quindi mi raccomando, occhio a Emran e del Sharawi piuttosto. Quindi arriva questa doppia notizia dalla Roma e poi vendiamo il tutto, ok? Quindi mi raccomando, e c'è l'accordo con la Juventus e Atalanta, ok? Quindi mi raccomando, occhio. Quindi sempre fino alla fine, e ricordiamoci che la Juve resta, ma gli acquisti si fanno prima, non dopo, ok? Quindi mi raccomando, eh? E su Chiesa me la voglio dire, perché i 20 si sposerà Federico, perché sta pensando al ritiro della sua Juventus e nel futuro che cosa farà Fede, ok? Quindi mi raccomando, e vi dico solo questo. Quindi questo è, e rimarrà così. E l'appuntamento va per domani, per non perdere i prossimi contenuti, ok? E lasciati anche l'iscrizione su questo canale se non l'avete ancora fatto, e attivando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, e lasciate anche un like e un vostro commento sulla situazione del mercato, ok? Quindi mi aspetto per domani, ok? E vi aggiorno su tutto. Mi raccomando, è sempre comunque forza Juve. Vamos!